Ciao ragazzi e bentornati su Itinerari di Pesca con un nuovo video tutorial scelto da voi tramite le votazioni che ogni settimana vi vedono protagonisti su Tribus. Questa settimana ci occuperemo di un tutorial tecnico e leggermente specifico, ma mantenendo un approccio easy in modo che sia fruibile da tutti. Prima però vi ricordo che ogni giorno sul nostro canale escono nuovi contenuti, vi invito quindi ad iscrivervi e a cliccare sulla campanellina degli avvisi per rimanere sempre aggiornati sulle nuove uscite di Itinerari di Pesca. Vi ricordo che questo tutorial rappresenta una base di partenza per coloro che vogliono farsi un'idea dell'argomento. Potremo in futuro, in base alle vostre richieste, approfondire. Passiamo ora al tutorial su come abbinare il mulinello alla canna da pesca. La scelta del mulinello da abbinare alla propria canna da pesca è senza dubbio una parte molto importante nella realizzazione del nostro set da pesca. Al momento attuale abbiamo veramente un'infinità di modelli, tipologie, forme e dimensioni di mulinelli da pesca. Questo può creare molta confusione nel pescatore neofita e portarlo a non sapere nello specifico quale sia il mulinello adatto per ciò che intende pescare. Cerchiamo quindi di fare un po' di chiarezza andando, come spesso facciamo noi di DP, a semplificare tale scelta tramite l'utilizzo di alcuni parametri. Acqua dolce o acqua salata? Prendiamo in considerazione questo parametro per primo, in quanto è sicuramente la prima cosa da capire per la scelta del nostro mulinello. Difatti, se le nostre pescate si svolgeranno prettamente in freshwater, non avremo bisogno di particolari modelli o particolari tecnologie. Se invece siamo pescatori di saltwater, dobbiamo assolutamente tenere in considerazione che il sale è un grandissimo nemico per gli ingranaggi del nostro mulo. In questo caso opteremo per un mulinello schermato. Ad oggi, se acquistiamo direttamente dalla Cina, possiamo essere quasi certi al 100% che avremo la schermatura, in quanto nei paesi asiatici i mulinelli vengono prodotti di base con questa caratteristica. Dovremo fare più attenzione se acquisteremo da brand europei. Difatti, per avere un margine maggiore di guadagno, molti modelli non risultano schermati. Attenzione quindi alla scatola dove viene indicata questa caratteristica. O meglio ancora, chiediamo al negoziante prima dell'acquisto. Quale tipologia di lancio? Una domanda che, buttata lì, potrebbe risultare incomprensibile, ma vado subito a chiarificarvela. Pescherai a spinning o a casting? Come ben saprai, la differenza fra i mulinelli del primo tipo è abissale con i muli del secondo tipo. Per intenderci, i muli classici hanno la bobina a bolgifilo verticale, mentre i muli da casting posseggono una bobina orizzontale. Tralascio i tecnicismi relativi al tipo di frizione ed altro, in quanto non sono il tema principale di questo tutorial. Quindi, a meno che non si decida di pescare a casting, la scelta volgerà verso un mulo a bobina verticale. Questi modelli sono sicuramente più versatili in fatto di riusabilità, in quanto un mulo da spinning può venire riutilizzato anche in altre tecniche con buoni risultati. Quale tecnica di pesca? Adesso abbiamo aperto il vaso di Pandora. Potremmo parlare per ore se volessimo immergerci in profondità sulla questione del rapporto di recupero, del drag ed altri tecnicismi sicuramente molto importanti, ma che sono più per pescatori navigati e sicuramente per tutorials più specifici. Mi basti pensare che nello spinning ogni variante presenta la necessità di un mulo specifico in quanto a drag e un rapporto di recupero. Ma noi vogliamo rendervi un tutorial semplice che possa aiutare chi sta cominciando a scegliere un mulo adatto senza impazzire. Con il tempo saremo lieti di approfondire e di venire magari con altri tutorial correlati a questo più specifici. Detto questo, veniamo al dunque. Utilizziamo la regola della dimensione. Sì, perché in base alla tecnica ci sono dimensioni adatte all'interno delle quali scegliere il nostro mulinello. Avrete sicuramente visto le varie diciture 1000, 2000, 3000, eccetera. Bene, queste misure rappresentano la dimensione del mulinello. Certo, c'è da considerare anche la dimensione della bobina, ma semplifichiamo. E sono un ottimo alleato nella scelta dello stesso, e quindi del nostro mulinello. Bisogna dire che ogni azienda ha il suo 1000, significa semplicemente che un 1000 Shimano può avere una dimensione diversa da un 1000 Daiwa, ma nel complesso possiamo darvi alcune linee guida universali. Per il light rock fishing, mulinello 500 o 1000, trautaria 1000-2000, spinning al bass e al luccio 3000-4000, spinning al siluro 5000-8000, pesca passata, fosso, fiume piccolo, bolognese statica e o mare 1000-1500, pesca passata fiume medio e o grande 2000-3000, feeder light 2500, feeder classico 3000-4000,
carp fishing da riva 8.000-9.000 con bite runner, carp fishing con posizionamento esca da barca 13.000-15.000 con bite runner, beach leisuring 4.000-6.000, surf casting, casting fino a 120 grammi da 4.000-6.000, casting da 130-150 grammi, taglia da 6.000-8.000, casting da 160-250 grammi, taglia da 8.000-10.000, e stiamo parlando naturalmente del casting della nostra canna da pesca. Sturgeon Fishing 8.000-9.000. Piccola postilla sul bite runner citato prima. Tale meccanismo permette di sbloccare la bobina e permettere al pesce di partire. Al primo giro di manovella la frizione tornerà a lavorare normalmente. Questi alcuni esempi pratici per la scelta del nostro mulinello. Potremo andare molto più nello specifico parlando della scelta dei materiali e dei tecnicismi sopra descritti, ma il tempo a nostra disposizione non ci permette di farlo in questo video. Se arriveremo a 200 like, quindi vedremo un interesse reale nell'approfondire l'argomento, creeremo una serie di video dedicati e molto più specifici. Bene ragazzi, anche questo video tutorial è giunto al termine. Spero che questo argomento più specifico possa essere stato di vostro interesse. Se così è stato, vi incito come sempre a cliccare mi piace, commentare, condividere ed iscrivervi al nostro canale. Veniteci a trovare anche sul nostro sito web www.itineraridipesca.net, dove troverete tutti i prodotti selezionati per il brand IDP. Detto questo, vi saluto e vi ricordo come sempre il nostro motto: Catch and Release!